Insieme per la legalità in nome della legge, nuove tutele per il consumatore. Questo è il tema di un convegno promosso dal Circolo Consumatori Italia e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli. Al centro del dibattito il principio della legalità riferito ai vari rapporti istituzione, cittadino, utente, consumatore, così come chiarisce Enzo Vitiello, coordinatore nazionale avvocato dei diritti. Il convegno di oggi intende focalizzare il principio della legalità per quanto riguarda vari aspetti, e cioè il nostro rapporto come utenti della salute, il nostro rapporto come utenti della giustizia, il nostro rapporto come utenti della casa e dei servizi immobiliari, parametrando il tutto nelle fattispecie giuridiche che concretamente vanno disciplinate e osservate dal cittadino consumatore. Oggi finalmente la legislazione è molto più attenta ai problemi dei consumatori e noi di solito come associazione questi convegni li facciamo proprio per informare, quindi per formare i nostri soci, i cittadini in genere. Abbiamo colto anche l'occasione di invitare diversi avvocati, chiaramente del Foro di Napoli, proprio perché il diritto dei consumatori è una delle branche attualmente molto, molto sentite, molto seguite, proprio perché i diritti dei consumatori, quindi i diritti dei cittadini in genere, sono i diritti che devono essere applicati proprio per far sì che sia la giustizia e tutte le altre istituzioni possano funzionare al meglio con i cittadini che sono vicini a loro. Presente ai lavori il consigliere regionale Luciano Schifone, presidente nazionale Consumatori Italia, al quale sono state affidate le conclusioni. Di oggi è una società complessa, una società che ha una serie di articolazioni molto complicate, molto articolate sul territorio e nell'ambito delle strutture, delle istituzioni, di fronte alle quali il cittadino a volte risulta indifeso, risulta inerme, impossibilitato a riuscire ad affermare i suoi diritti, ad affermare le sue necessità di fronte a questi moloch enormi che sono le istituzioni, ma anche le grandi multinazionali, anche i grandi gruppi economici, tutto ciò cioè che in qualche modo è lontano dal cittadino. Ecco perché anche la legislazione si sta adeguando alle necessità di affermare il diritto del singolo, in questo caso visto come consumatore o anche come utente o anche come paziente, cioè tutti coloro nel momento in cui hanno un rapporto con l'ente alieno, con l'ente diverso da sé. Ecco, in questo caso c'è la necessità di garantire all'individuo, nelle varie forme di espressione della quotidianità, la possibilità di poter essere difeso. Ecco quindi la nuova norma di tutela per i consumatori che devono essere applicate, devono essere portate avanti in un regime di legalità e di trasparenza nei confronti del cittadino. Oggi noi esaminiamo questi aspetti cercando di fare un passo avanti in questa direzione.